Buonasera Salvatore. Buonasera signora Caterina, grazie per essere stato l'invito per fare questa ripresa in questa bella puntata. Faccia pure. Grazie, grazie a lei per avermi invitato. Allora io procedo con le immagini per quanto riguarda la frutta martorana e in breve raccontiamo anche la storia, va bene? Man mano che facciamo le riprese, grazie. Buon lavoro. Grazie. Carissimi, come potete notare, qui c'è un grande lavoro. Allora, i fruttini, la frutta martorana, come tutti sappiamo, nasce a Palermo, esattamente da Eloisa Martorana, che è stata la fondatrice, colei che ha, insomma, creato il monastero, dove le suore, a sua volta, poi nel tempo, hanno creato questi fruttini. Ma c'è stato un qualcosa che diciamo, per far sì che questo venisse svolto. Le suore avevano questo grande giardino, esattamente nel periodo poi dell'autunno, le foglie, come tutti sappiamo, caddero e non c'erano più frutti negli alberi. Siccome avevano ricevuto un invito, qualcuno importante, un prelato o qualcuno della famiglia reale doveva fare visita a questo monastero. Quindi loro, preoccupatissimi, dice: cosa prepariamo? Come faremo? E così questa suora, stata molto in gamba, intelligente, praticamente con le mandorle, che tutti sappiamo che è un frutto molto versatile, hanno iniziato a creare i fruttini. Ogni frutto poi è stato colorato e appeso in questi alberi di questo giardino. Così, quando l'ospite poi arrivò, rimase colpito, estasiato nel vedere la bellezza, intanto la creatività di quello che era stato fatto, ma poi per la bontà anche del prodotto. Ecco, in breve io ho raccontato cosa avvenne in quel periodo. Come possiamo notare, ogni fruttino è lavorato a mano, qui c'è una grande manualità, sono degli artisti, possiamo considerarli perché lavorare un fruttino alla volta, modellarlo, poi dare il colore alimentare, quindi è tutto creativo. Vediamo anche da quest'altra parte, ci sono i kiwi, fico d'India, il melone, l'anguria. Mandarini, i piselli, pere, le melanzane. Ora, questa tradizione, lo sappiamo tutti, in Sicilia è molto sentita, soprattutto nel periodo dei morti, perché noi quando commemoriamo i morti, praticamente questo fruttino viene dato ai bambini. Come stavo dicendo, il 1° novembre, il 2 novembre da noi, e c'è l'usanza giustamente andare a trovare i nostri defunti, e poi a tutti i bambini l'indomani viene regalata una scatola con tutti questi fruttini. Complimenti a Salvatore, un grande professionista del settore, oltre a produrre il pane e i dolci, come abbiamo visto. Anche la frutta martorana, che è difficilissimo e molto impegnativo. Qui c'è anche il cavalluccio di zucchero, la testa di moro. Poi un giorno parleremo anche di questo. Comunque, bellissime immagini, complimenti come sempre.